Ciao elettrocultori, benvenuti in un nuovo video. Dopo avervi fatto vedere i vari dispositivi che si possono utilizzare in elettrocultura sul video Che cos'è l'elettrocultura, che vi lascio la scheda qui in alto a destra, in questa occasione volevo farvi vedere come poter costruire praticamente, come poter utilizzare un anello di Lakowski. Questo tipo di dispositivo è stato il primo dispositivo che ho utilizzato io a casa mia nel primo orto in vaso che avevo fatto. Infatti questo tipo di anello lo possiamo utilizzare con degli ottimi risultati per quanto riguarda le coltivazioni in vaso, che possono essere delle piante, dei fiori, e per chi guarderà il video fino alla fine ci saranno delle chicche o comunque dei consigli pratici sull'utilizzo di questi tipi di anelli. Per costruire un anello di Lakowski cosa serve? Dei fili da elettricista di vari colori. Filo in alluminio colorato con spessore 0,8 o 1 mm circa. Forbici da elettricista o spelafili. Un qualsiasi strumento per misurare delle lunghezze e opzionale una calamita ad anello in ferrite. Prima di farvi vedere come costruire un anello di Lakowski, è bene precisare che non esiste solo un tipo di anello, ma ne esistono ben quattro con potenzialità crescenti. Il primo è un anello semplice, come questo. Il secondo è un anello con i capi del filo dell'elettricista spelati. Il terzo tipo di anello invece è sempre un filo dell'elettricista con i capi spelati, che questi sono i capi, con avvolto una spira in alluminio colorato. Il quarto ed ultimo anello che si può utilizzare è come questo, un anello con i capi spelati, una spira in alluminio colorato e l'aggiunta di un anello magnete in ferrite. Ok, siamo pronti per costruire il nostro anello di Lakowski. E allora, intanto appunto prendiamo un filo, io ho scelto il colore nero, e dobbiamo misurare la lunghezza di questo filo per poter fare poi l'anello. Allora, facciamo una precisazione: Lakowski all'epoca di solito costruiva degli anelli con 30 cm di diametro oppure 30 cm di lunghezza. Poi nel nostro caso la misura di questo filo lo possiamo decidere un po' come vogliamo, in base alle piante, ai fiori che ci vogliamo mettere al suo interno. Oppure possiamo, se qualcuno vuole andare un po' più sul sottile, possiamo andare a cercare una misura che ha più ci piace a noi. Oppure possiamo avvicinarci a dei numeri aurei, oppure alla sequenza di Fibonacci. Piacere poi personale è che comunque possono avere un'influenza sui suoi risultati. Allora, andiamo a scegliere una misura. Io lo farò standard, perciò prendo il metro, prendo la misura di 30 centimetri, ok? Prendo la misura di 30 centimetri, srotolo il filo, 30 centimetri è qui, lo taglierò qui. Ok, e come vi dicevo prima, questo qua potrebbe già essere un primo anello. Lo possiamo appunto chiudere ad anello e con l'apertura mi raccomando direzionata verso nord, se no l'anello non funziona. Come vi dicevo, questo qua potrebbe essere già il primo anello e può avere già un'influenza rispetto a magari non metterci niente. E questo è il primo che vi elencavo prima. Adesso passiamo al secondo step e al secondo anello che si può costruire. Da questo anello, cerchiamo di fare le cose precise,
Da questo anello spelerò i due capi di questo filo. Scelgo di spelarli a dei numeri precisi. Allora, io scelgo di spelarlo a 3 cm. Ok, mi metto un segno con la forbice oppure con lo spelafili, magari il prossimo lo facciamo con lo spelafili. Spelo il vertice. La stessa cosa posso fare qui dall'altra parte, che è qua, sempre 3 cm. Prendo lo spelafili e spelo il filo, che questo è molto più comodo da utilizzare rispetto alle forbici se qualcuno non ha molta manualità nello spelaggio dei fili. Arrivati a questo punto, arrotolo i fili di rame che ci sono all'interno, sia da una parte che dall'altra. Ok, e questo qua, qua si è un po' sfibrato, e questo qua è il secondo anello che si può utilizzare. Lo chiudiamo ad anello, e questo tipo di anello ha una potenza maggiore rispetto all'anello che vi ho fatto vedere prima. Con, naturalmente, anche in questo caso andrà l'apertura verso nord, eccetera. Adesso passiamo allo step successivo e al tipo di anello successivo. Perciò andrò a prendere il filo di alluminio colorato, che si può scegliere. Boh, in questo caso ho due tipi di colori qui a disposizione, se no comunque se ne possono trovare di tutti i colori che si vogliono. E ho alluminio o oro. Io sceglierò di utilizzare il filo di alluminio color oro, che è uno spessore in questo caso di 0,8, se non ricordo male. Sì, di 0,8. Allora, troviamo il capo. Ok. Allora, tiriamo fuori un po' questo alluminio colorato. Facciamo partire l'alluminio, la spira di alluminio da questa parte. Gli faccio delle spire attorno al rame spelato, proprio in questo modo, in modo che appunto i due materiali vadano a contatto. Una volta fatto questo, posso continuare la spira in questo modo. Srotoliamo un po' di alluminio, continuiamo in questo modo a far su il filo di alluminio sul filo di rame, sul filo di corrente. Ok, andiamo avanti ad arrotolarlo anche. Possiamo fare il numero di spire che vogliamo, in questo caso non c'è un numero preciso da poter seguire, possiamo fare insomma come ci può piacere di più, in base a se ci piace di più alluminio o meno alluminio. E qui poi, come ho fatto prima, cerco di fare magari qualche numero di spire in più sul rame. E così facendo tagliamo poi questa parte di filo e così andiamo a chiudere. Noi così abbiamo costruito il secondo anello di Lakowski, scusate, il terzo anello di Lakowski della serie. Questo qua lo chiudiamo ad anello. E sempre con l'apertura verso nord. Nel mio caso il nord ce l'ho più o meno alle mie spalle, perciò andrà direzionato in questo modo. Questo anello è l'anello che tra i quattro possiamo dire che utilizziamo di più. Questo con i due materiali.
C'è, come vi dicevo prima, c'è comunque una quarta versione che adesso vi farò vedere, visto che comunque a me piace fare le cose fatte bene e cercare di farvi vedere un po' tutto quanto. E andiamo a aggiungere il quarto elemento a questo anello, che è l'anello, il magnete in ferrite, che è tondo, ok? Mi raccomando di utilizzare la ferrite, noi cerchiamo di consigliare sempre la ferrite, perché è comunque un materiale che esiste in natura e perciò non andiamo a influenzare negativamente l'energia che può attirare questo dispositivo. E nel mio caso, visto che questi anelli non hanno una forza molto grande, andrò ad utilizzare due anelli di ferrite e andiamo a posizionare questi anelli all'interno del nostro anello che abbiamo precedentemente costruito. Se vogliamo creare questo anello direttamente con l'anello di ferrite, magari consiglio di, anzi lo possiamo fare con un altro colore. Prendiamo il marrone, prendiamo il blu, lo tagliamo sempre a 30 centimetri. Speliamo, così vi faccio vedere bene da una parte e dall'altra. In questo caso lo facciamo un po' più velocemente. E il consiglio che vi do è quello che giriamo i fili di rame. Il consiglio che vi do è prima di fare la spirale in alluminio, inseriamo gli anelli in ferrite. Se non scappano, inseriamo gli anelli in ferrite e in un secondo momento, adesso utilizziamo questo qua, alluminio, color alluminio, ok, e appunto in un secondo momento andiamo a fare la spira in alluminio, ad aggiungere la spira in alluminio, che così i magneti hanno la possibilità restare fermi. Invece, se noi li mettiamo all'interno quando abbiamo già fatto passare la spira, i magneti possono correre, possono scappare, possono essere persi. Ok, andiamo a fare tutti i nostri giri, cerchiamo di fissare gli anelli di ferrite sull'anello di Lakowski. Questo tipo di anello con la ferrite, con i magneti, è appunto l'ultimo anello che possiamo creare ed è quello più potente. È più potente perché cerchiamo di dare un'energia in più, che è quella magnetica, che alle piante o comunque alla natura è un'energia che piace molto. Infatti questi tipi di anelli in ferrite, o comunque la ferrite, la utilizziamo moltissimo su vari dispositivi, che possono essere o le antenne cielo-terra oppure le antenne elettromagnetiche. Insomma, le utilizziamo moltissimo per cercare di aumentare il magnetismo, comunque l'energia magnetica da trasferire al terreno e di conseguenza alle piante. Così facendo abbiamo creato il nostro ultimo anello di Lakowski con i magneti in ferrite. Ma poi come si utilizza questo dispositivo? Questi dispositivi li possiamo utilizzare come vi dicevo all'inizio, li possiamo utilizzare per le singole piante o per i singoli ortaggi. Per esempio, ai piedi della pianta, come per esempio questo limone,
mettiamo l'anello attorno al tronco appoggiato per terra, oppure la stessa cosa può essere fatta negli ortaggi, perciò con l'ortaggio in centro e l'anello posto al suo esterno, con l'orientamento e l'apertura sempre verso nord, ai piedi di un albero da frutto, oppure addirittura lo possiamo mettere all'interno della buca di piantumazione di un albero oppure di un ortaggio se per qualche motivo l'anello esterno ci può dare fastidio. Un'altra alternativa è quella di appenderlo ad un tronco, come in questa foto di un mio gelso nero, o addirittura appeso ad un singolo ramo se vogliamo sviluppare, vogliamo rafforzare quel singolo ramo. Ma quali risultati si possono ottenere utilizzando questo tipo di dispositivo? In questo momento vi faccio vedere delle foto che ho fatto direttamente io, che è una sperimentazione mia di 2 anni fa, con questi 2 semi di avocado. Beh, in un seme è stato messo l'anello e uno no. Naturalmente sono stati posizionati all'interno dei bicchieri lo stesso giorno, eccetera. E beh, si può vedere dalle foto benissimo che il seme di avocado con l'anello ha sviluppato moltissime più radici rispetto a quello senza, e anche la parte verde, la parte che si sviluppa in alto, è, non dico il doppio, ma è quasi il doppio rispetto all'altra. E questo è uno dei risultati che si possono ottenere utilizzando appunto questi tipi di anelli. E finalmente siamo arrivati ai consigli finali o alle chicche finali per questo tipo di dispositivo. Bene, vi ho detto che l'apertura di questo anello deve essere direzionata a nord, perciò l'apertura dell'anello, come è così, deve essere rivolta verso nord. Se noi invece di tenere l'apertura, questo anello lo chiudiamo in questo modo, senza far toccare i capi spelati del filo in rame, in questo caso l'anello che noi siamo andati a fare lo potenzieremo, ok? Magari in questo caso ci possiamo fare un giro di nastro isolante in questo punto, in modo che i due capi restino fermi e non si aprono. Il secondo consiglio che voglio darvi per questo tipo di dispositivo riguarda la colorazione dei fili. E dopo tutte le prove che abbiamo fatto in questi anni abbiamo visto che questo tipo di colorazione, perciò il filo nero e l'alluminio color oro, questo tipo di configurazione è quella che può andare bene per tutti, è una configurazione standard che va bene per tutte le tipologie di piante. Se invece vogliamo fare un filo, un anello con un diverso tipo di colore, vi consiglio di stare lontani rispetto ai colori che troviamo in prevalenza in natura, perciò stiamo lontani dal giallo, dal verde, dal marrone. L'ultimo consiglio che voglio darvi per questo tipo di anelli è il fatto dei materiali. Un altro tipo di altri tipi di materiali che si possono utilizzare sono tipo il filo di ferro zincato da 2,7 magari 3 mm al posto del filo di corrente, e per fare la spira tutt'attorno del filo totalmente spelato unico di rame. Questo tipo di configurazione può andare molto bene se questo anello deve stare all'esterno per sempre. Grazie per essere arrivati a vedere questo video fino a qui. Spero di avervi raccontato qualcosa di interessante e perciò buona costruzione di anelli. Se volete supportare questo mio progetto qui su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un bel mi piace. Ed eventualmente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Adesso, in questo momento, visto che abbiamo finito questo video, andiamo ad aprire alle mie galline, che magari potrebbe esserci qualche altro video interessante da farvi vedere con il pollaio in elettrocultura, visto che appunto il mio è un pollaio in elettrocultura. Bene, a presto elettrocultori!